Si parla di sicurezza sulle strade della Valle Seriana. Ecco, importanti lavori che i tanti automobilisti, magari alcuni anche fermi in colonna mentre salgono verso la meta estiva, stanno vedendo nel territorio di Casnigo, all'altezza delle zone di tema. Che lavori sono? Questi lavori sono esattamente la messa in sicurezza per quanto riguarda quel versante BUT, località PETA, come si viene definito, e va a toccare quell'intervento che avevamo programmato di fare, ricapitolando, possiamo partire dal 2019, quando sempre a seguito di un forte temporale era caduto un enorme masso sulla oggi ex strada provinciale 671, ora di fatto in mano all'ANAS, no? Era caduto questo masso e per poco non aveva coinvolto anche persone, quindi era una situazione di alto pericolo. Tutto quel fronte lì era a rischio perché ci sono a monte dei grossi massi e anche al tempo ci eravamo attivati con un'indagine geologica. Era stato fatto un progetto di messa in sicurezza e grazie al finanziamento della Regione Lombardia avevamo ottenuto 1.400.000 euro per questa messa in sicurezza, quindi un importo importante, direi per un intervento molto importante che è sì sul territorio di Casnigo, ma va a toccare la viabilità che porta in Alta Valle, quindi riguarda proprio, potrei dire, quello che è un passaggio sulla media valseriana verso l'Alta Valle. Siamo contenti di aver riusciti a realizzare questo intervento per la sicurezza di tutte le persone che ogni giorno transitano su questa strada. I lavori si stanno concludendo e siamo a buon punto. Quello che attualmente vedete è la parte finale, diciamo, dopo aver installato reti paramassi e quant'altro. Questi che sono più evidenti, diciamo, si tratta di un vallo paramassi. Una struttura dal forte impatto visivo, e molti si chiedono perché non sono state messe delle reti, ma questo muro, che si sta alzando. Allora, è una domanda che tante persone mi fanno e questo va data una risposta, è stata una valutazione tecnica, perché chi ha redatto il progetto, bisogna sapere che nella redazione di questo progetto ovviamente viene calcolato il tipo di masso che può cadere, la traiettoria che prende durante un'eventuale caduta in masso e quant'altro, quindi una valutazione tecnica. In questo caso è stato deciso appunto sulla base di queste valutazioni che era opportuno ricorrere a questo tipo di intervento piuttosto che mettere una rete, andava fatto un vallo.